Bella a tutti ragazzi, io sono Fulmine, io Ball Games e quest'oggi ci troviamo... Ma perché siamo messi così? Tu lascia fare! Quest'oggi ci troviamo in azione ancora una volta alla Conca d'Oro di Palermo per intervistare due youtuber di rilievo che, pensate un po', sono siciliani. Intervisteremo pure youtuber di rilievo, se si può dire così, tipo dire i French Mall, tipo dire i Marco Leonardi. Tipo dire che ci divertiremo, ma prima, come di consueto, a voi la intro! Ragazze, vedevo che mi guardavi. Allora, stavano per chiedere. Davvero? No, no. Non ho capito cosa hai detto, onestamente. Vedo il pass, quindi sei qua per chi? Un po' per tutti. Un po' per tutti, chi c'è oggi? Ci sono la French Mall, i Me Contro Te e Marco Leonardi. Chi sono questi personaggi, me lo sai dire? Sono alcuni youtuber, alcuni Facebook star. Dai, youtuber, ok, che fanno questi youtuber? A parole tue. French Mall di qua, French Mall di là, ma chi sono? Lo vogliamo i nomi? Marco Ricciardelli e Sabino Antonelli. Ok, perché questa tinta? Perché? Allora, loro come introducono i loro video? Questa è una domanda difficile. Beh, ti spiego perché. Perché i Me Contro Te non li conosciamo bene. Ci siamo metti più che altro per... Allora, tu invece sei qua pure per loro o per altri? No, io per i The French Mall. I Me Contro Te li conosci? No, di la verità. Un urlo per i French Mall? Woohoo! Da quanto tempo segui i Me Contro Te? Da un bel po', tre anni, una cosa. Da quando hanno aperto il canale? Allora lo possiamo dire, sei una fan accanita. Sì. Ok, quindi tu mi sai cantare la canzone ufficiale dei Me Contro Te. Oh no, mi fanno cantare! Ancora deve uscire la canzone dei Me Contro Te. Come ancora deve uscire? È già sul tubo. Come fa? Perdonami se non sono stato in grado di sorprenderti. Ho segnato anche la nostra infanzia, perché ad esempio io ho iniziato a seguire quando avevo 10 anni e da quando avevo 10 anni mi hanno sempre regalato sia un sorriso e un sorriso e sempre momenti di gioia. Sono commosso. Bene, allora adesso tu mi saprai dire giustamente qual è l'ultimo video caricato, dato che sei una fan accanita. Aspetta, che succede? No, no, ti prego, non puoi farmi questo. Visto, l'abbiamo visto. Tipi da acqua park. No. Nothing is impossible. Qual era? Oddio. Woohoo! Ti ho incontrato la Favij dai Mates. Attenzione, attenzione, abbiamo una piccola follower. Primo piano.
primo piano, attenzione. Quindi, come si chiama il nostro canale? Fulmine Sonoro. Hai seguito un nostro video? Sì. Quale? Due. Ho incontrato Favij e... Cosa ne pensi del nostro ultimo video? Che è stato fantastico. Mostriamo gli autografi pure sul braccio, attenzione. Guardate la somiglianza con Sofia. Inquadriamo le ragazze che le vedo particolarmente interessate. Ragazze, voi seguite pure i Me Contro Te? Seguite i Me Contro Te? No. Oh, chi sono? Chi sono? Non li cago. Chi sono? Chi sono? Non li cago di striscio. Il video che ti è piaciuto di più dei French Mode? Un diciesimo video come cacciare i testimoni di Geova. Continuiamo con... esattamente, hai visto il mio video? Cosa gli dirai appena l'avrai davanti che sale su questo palco? Cosa gli dirai? Oh. Aspetta, rifacciamo. Marco. Oh. Woohoo! Oh, per la Peppa! Ma chi c'è qui? La Peppina! Ma chi c'è qui? I sempliciotti con la loro! La parola va a loro! Allora ragazzi, ci siamo evoluti in Serafino Randazzo Filmmaker. Non siamo scomparsi quindi. Esatto. Il sito è www.serafilms.it. Passate dal nostro sito, passate da Vito Bella Vita, pagina passate Facebook. Anche da loro. E passate da Fulmine Sonoro e Impatto Sonoro, che è il loro secondo canale. Abbiamo detto tutto, ma non la cosa più importante. E con vigore io vi dico... Spammate come vichinghi, ragazzi. Ma con più vigore. E spammate come i vichinghi. Siamo qui per il Me Contro Te perché abbiamo partecipato ai casting. Aspettiamo che si facciano le 6 per avere il risultato. E hanno annotato i sempliciotti con la loro. Nonostante noi siamo andati avanti e ci siamo evoluti in Sera Films, loro hanno pronunciato sempre a loro i sempliciotti con la loro. Ma perché voi restate i sempliciotti? C'è poco da fare. Io volevo fare un appello qui mentre siamo in diretta. So che lo vedrai, Riccardo Giusino, dove cazzo sei? Ci sono stati i casting, cioè, ma io mi aspettavo una banana. Eh sì, eppure... I vostri video non mancano di certo di originalità. Qual è la vostra fonte di ispirazione? La droga. La vita quotidiana, le esperienze di vita quotidiana. Le esperienze di vita quotidiana. Assolutamente sì, abbiamo iniziato quando eravamo liceali, quindi ispirazione quotidianamente, scenette coi professori, dinamiche insomma tra i compagni di classe, ti veniva lo spunto per scrivere delle cose, dei copioni, delle sceneggiature carine per dei video. Erano che scene realmente vissute in classe, cioè... Esattamente, i nostri primi video erano non altro che la cronaca di quello che vedevi durante i nostri compiti in classe, durante le nostre interrogazioni. Borsellini per aria. Inspiegabilmente a tutta Italia sono piaciute queste scenette. Le abbiamo continuate, le abbiamo fatte sempre di più. È stato bello, è stata una cosa carina. E oggi non so perché siamo qui. Marco Leonardi, una domanda particolare. Tu pensi che il luogo di origine possa essere un fattore discriminante? Gli youtuber del nord rispetto a quelli del sud hanno la stessa posizione, lo stesso vantaggio? Beh sì, cioè alla fine nord e sud siamo la stessa cosa. Non c'è, cioè se dividiamo questa linea che divide nord e sud, secondo me, cioè non ci deve essere una rivalità fra noi. Allora, pensate che la tattica di nascondere il numero degli iscritti non se l'aspettava sia realmente efficace per il raggiungimento preventivo di più followers? Voi dovreste saperne qualcosa. Sì, perché noi abbiamo tenuto gli iscritti nascosti fino a 50.000 iscritti. Eh sì. Avere gli iscritti nascosti non è che aumenta magicamente il numero degli iscritti. Se uno deve fare comunque qualcosa di qualità, qualcosa che deve piacere alla gente per iscriversi. Ci ha aiutato però perché è un po' incuriosito, perché eravamo forse uno tra i primissimi canali che nascondeva gli iscritti e quindi la gente si incuriosiva di questo, si chiedeva... Sì, motivo di interesse per esatto. Tutti. Quanti sono? Uè, una cifra, nepota! Una mano! Bordello! Delirio! Allora, sicurezza, datemi i numeri! Sicurezza! Sicurezza, siamo a 300, a 350! Dal 300 al 350, perfetto! Ragazzi, Madonna!
Signora, ma mi sa dire che cosa succede? Mi senti in discoteca? Bellissimo. Ma che? Ma siamo in discoteca? Sì. Ragazzi, è una giornata che io sono qua, ma non mi stanco. Mi sembri la Sineretta messa così. Non potevamo non intervistare una banana. Una intervista ignorante, forza, perché sei qua? Perché tipo sono anzi di Me Contro Te, quindi. Allora, da quanto tempo segui Me Contro Te? Circa un annetto. Qualche mese, tipo dall'anno scorso. Da qualche mese. Ok. Ci sei una follower? E lui sì. Una follower accanita? Esatto. Ti sei rovinata da sola, va bene. Allora, noi oggi vogliamo sdoganare questo luogo comune che si dice che voi followers in realtà non conoscete poi così bene i vostri idoli. Ecco il nostro tranello. Come fa la canzone ufficiale dei Me Contro Te? Eccoli. Ma... dai Riccardo Giusino che sei la voce di tutti. Allora, come fa la canzone? Non lo so. Come non lo sa? Allora, innanzitutto è lui che la tipo... Dimmi come fa la canzone, le parole. Non girare argomento. Vabbè, lui la dedica a Sofì. Questo lo sappiamo, ma come fa la canzone? Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Che ho visto i video. Primo piano, inquadriamo la faccia. Ieri l'ho vista la giovincita con la sua sacca dipinta e già. Ragazzi, sono preparate. Va bene, però noi siamo buoni e quindi diamo sempre una seconda chance. Qual è l'ultimo video caricato dai Me Contro Te? Aspetta. Però quelli del mare, no? Quelli del mare? Quando erano a mare. No, non è questo l'ultimo video. Quando è quella del cannone, non mi ricordo. Bali brutti in vacanza. Come? Bali brutti in vacanza. Ce l'ha fatta! Abbiamo una vincitrice. Voglio un urlo. Un urlo tale che Luigi si deve girare così. Ma che è? Okay. Luigi! E riprendiamo Luigi. Luigi! Oh. Non si è girato, per cui mi dispiace, ma non hai urlato abbastanza. Pazienza. Una ripresa. Luigi! Abbiamo quasi finito. Come non ho capito. Niente. Ma in tutto questo, ma di Marco Leonardo che mi dici? Io non lo conosco. Ma questo Marco Leonardo. Ciao. Siamo giunti alle conclusioni, per cui ragazzi mi raccomando seguiteci perché nel prossimo vlog ci saranno Giulia e Deborah. E spammate come i vichinghi, spammate come i vichinghi. Perché spammare è importante. Sì. Ciao! Iscrivetevi al canale di Fulmine Sonoro. Ciao! Ciao.